Following up on our decisions of 22 January 2015, we will, on 9 March 2015, start purchasing euro-denominated public sector securities in a secondary market. We will also continue purchasing asset-backed securities and covered bonds, which we started last year. As previously stated, the combined monthly purchases of public and private securities will amount to 60 billion. The substantial additional easing of our monetary policy stance supports and reinforces the emergence of more favorable developments of the euro area economy. In an environment of improving business and consumer sentiment, the transmission of our measures to the real economy will strengthen, contributing to a further improvement in the outlook for economic growth and a reduction in economic slack. Di collaborazione anche in questo clima difficile che c'è a livello internazionale. Penso dallo spazio, dove oggi una donna italiana è nello spazio, la collaborazione che abbiamo insieme fino alla terra, alle questioni più legate all'agroalimentare. Sono tantissimi settori di lavoro insieme, mi farà piacere approfondirle. Dietro le vittime, cioè di Amazon Boot Costa, cioè di Amazon dallo spazio, che io credo dovrebbe avvenire l'11 di maggio. È la prima domanda, per cui abbiamo citato nel corso di questi giorni un grande scrittore russo, Dostoevskij, che ha scritto le pagine sulla bellezza che salverà il mondo in una importante città italiana, nella città di Firenze, e quindi gioco un po' in casa. Mi piace pensare che la bellezza che salverà il mondo è la bellezza di chi ogni giorno prova a fare del proprio meglio per cercare di restituire speranza e di restituire una occasione di pace al nostro continente e al nostro pianeta. Per me è fondamentale che questo sia particolarmente vero nel Mediterraneo, che è il cuore dell'Europa, ed è naturalmente fondamentale che questo accada in tutte le zone dove si registra un conflitto. Penso, spero e credo, caro Presidente, che dopo gli accordi di Minsk tutto sia più semplice. Noi lavoreremo perché nella direzione che avete indicato a Minsk l'Europa intera e l'Italia insieme a lei possano costituire un punto di riferimento per uscire dalla situazione di crisi. E io poi, come Presidente della Camera, ho firmato 2 ore fa una lettera che è anche un indirizzo, non è semplicemente una lettera, è un indirizzo a tutti i deputati e a tutte le deputate, chiedendogli di attenersi appunto nel linguaggio, nel modo in cui rivolgono, si riferiscono alle deputate, l'attenzione di genere, perché noi dobbiamo essere un'istituzione capace appunto di essere anche un riferimento rispetto, no, al resto del paese. Quindi appunto utilizzare la declinazione al femminile quando si rivolge la parola alle colleghe e quando si rivolge anche alla Presidente, perché io non sono signor Presidente. E al tempo stesso ho anche firmato una lettera alla segretaria generale chiedendole di usare lo stesso metro negli atti scritti, nei resoconti parlamentari, perché quando io mi trovo davanti, no, il processo verbale che devo firmare, trovo scritto il presidente, e anche qui forse è il caso di mettere il / la presidente.